Allora, ciao a tutti, ciao ragazzi, sono un po' nervosa, ma benvenuti al mio Get Ready With Me. Prima di tutto devo dire che l'italiano non è la mia prima lingua, quindi mi dispiace se faccio un errore. Scusa se dico qualcosa di sbagliato, puoi correggermi nei commenti. Non parlo italiano nella mia vita diaria, chiaramente, forse non so cosa sto facendo. Ah, ok. Allora, mi sto preparando per il compleanno di mio nipote. Penso che indosserò un vestito bianco, forse stivali marroni, non lo so. Allora, sono appena uscita dalla doccia, quindi ho intenzione di pettinare i miei capelli. E aggiungere un po' di crema. Mi piace usare questa crema, è Maui Moisture. La utilizzo da 3 anni fa e mi piace tantissimo. Mi aiuta a districare i miei capelli e lo lascia molto morbido. Mi lavo i capelli ogni 2 giorni. Vorrei poter andare più a lungo senza lavare, ma la verità è troppo caldo dove vivo, quindi non posso. Allora sono tuttavia un po' nervosa. Parlerò un po' di come ho iniziato a parlare in italiano. Ho cominciato in l'anno 2020 e sì, per la pandemia. La verità ero troppo annoiata e imparare l'italiano era una cosa che avevo sempre voluto fare e non lo so, penso che non c'era momento migliore per me di impararlo. Tutto il mio italiano è self-taught, nel caso che non lo avessi ancora notato. Allora, facciamo un po' di skincare. La prima cosa che uso è questo prodotto, il Hyaluronic Acid da Hada Labo. Mi applico questo prodotto e dopo mi passo la guancia per tutta la fascia, un po' qui, oh, un po' più. Questa parte è troppo importante perché, come si dice, non lo so, wrinkles. Ok. Dopo questo uso un po' di moisturizer, Cetaphil, Oil Absorbing, Derma Control, non lo so. E la verità mi piace tantissimo. Ho la fascia molto molto grassa. Quando ero più piccola avevo molto molto di acne. Non ho più, grazie a Dio, ma ho ancora la fascia grassa. Non credo che cambierà mai. Ma la mia pelle è molto stagionale e quando fa freddo la mia pelle si asciuga molto. È un po' strano. Allora, uso questo sunscreen di Umbrella a 50 SPF. E sì, so che dovrei usarlo 3 volte al giorno, soprattutto perché il sole qui è troppo forte. Ah, i miei capelli. Ma la verità lo uso solo 1 volta al giorno. Lo applico su tutta la fascia, ovviamente, e un po' qui. Oh, che schifo. La verità, questo sunscreen non è il mio favorito, ma ho bisogno di trovare un altro sunscreen per la mia pelle grassa. Sì, nel frattempo questo è bene così. Ok, skincare è fatto, adesso il make-up. Prima di tutto devo dire che non sono molto brava con il make-up, quindi scusami. Farò un natural look, nessun ombretto o qualcosa del genere, un po' da prime. Userò questo prime da Revlon, non lo so, la mia sorella lo ha comprato. Poi un po' di correttore per i miei orribili occhiaie, un po' da questo qui e qui. Ok, ho molto fame, mi chiedo cosa ci daranno a mangiare. Allora, parlare un po' su come ho imparato questa lingua. La prima cosa che ho fatto per imparare questa lingua è stata cercare le 100 parole in italiano e ho fatto dei flashcard. Poi ho comprato un libro di grammatica e per 1 mese o 2 mi sedevo a studiare ogni sera e cerchi anche abbastanza vocabolario. Un'altra cosa che mi ha aiutato molto 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 è guardare TV in italiano o programmi in italiano. Una delle mie serie preferite è Baby su Netflix e la verità quella serie mi ha aiutato molto a imparare. Credo che l'avevo guardata, non lo so, 7 volte. Altra cosa che mi ha aiutato molto è ascoltare musica in italiano. I miei artisti preferiti sono San Giovanni, mi piace tantissimo. La verità è il mio artista italiano preferito. La sua musica è molto molto buona. Mi piace anche Maneskin e Fedez. Non lo so, penso che ascoltare musica è una maniera di imparare diverse parole. Adesso la verità non lo pratico così tanto. Penso che prima lo parlavo meglio, ma ora faccio soltanto Duolingo per non dimenticarlo. Ma la verità il mio italiano non è perfetto. Scusa. Ma recentemente, da quando sono andata a Parigi, vorrei imparare francese, ma non lo so. So che le lingue sono un po' simili, ma la verità ho paura di dimenticare l'italiano, quindi non so cosa fare. Allora, il make-up. Userò un po' di foundation. Ho perso il coperchio in il mio viaggio, ma soltanto un po' perché non voglio sudare. Davvero che fa molto caldo qui. Qui, qui e qui, un po' qui, qui, qui. La verità ho molto paura di pubblicare questo video perché davvero non ho mai parlato italiano con nessuno. Sei gentile con me. So che sto per stressarmi con la quantità di dislikes. Questo potrebbe diventare. Se pensi che il mio italiano fa schifo, non vuoi ascoltare il mio francese. Ok, e bene così. È pronto. Adesso poi userò un po' da blush. Questo non è il blush. Userò questo da Rare Beauty, ovviamente. Mi piace tantissimo questo blush. Shocker, it's Selena Gomez. Selena Gomez ha davvero
il meglio makeup. 1, 2, 3, 1 qui. Voglio tutto da Rare Beauty. Mi piace tantissimo usare il blush. Penso che dà vita al mio viso. Ok. Ok. Allora, davvero, davvero, davvero sono nervosa. Poi, eyebrows. Ok, le pettinerò un po' e voilà. Allora, deve asciugare un po'. Asciuga, asciuga, asciuga. I feel like I'm gonna die when I edit this video because of how bad my pronunciation is. Ok, allora, credo che sono già asciutte. Dove sei? Dove è questa cosa? Ok, userò questa matita che ho comprato in una farmacia in Milano. E il colore, non lo so, brown. E da Lovren. Non lo so, la verità non avevo mai visto questo marchio, ma funziona molto bene. Amo il colore, un po' qui e un po' in questa sopracciglia. Ok, e bene. Scusami parlare tre lingue, a volte mi incazzina il cervello. Scusami parlare tre lingue, a volte mi incazzina il cervello. La verità dimentico sempre parole e poi ricordo parole nella lingua sbagliata. È un disastro. Avrò un brain shock, mi fa impazzire. Ok, e poi la ciglia. Un po'... Ah, i miei capelli. Un po' qui e... Ok, e finalmente un po' di mascara. Au! La verità, le mie ciglia sono sempre giù. Mi dà molto fastidio. Non mi piace, come dire, non lo so, curl. Non mi piace curl le mie ciglia. Ok, le oltreocchio un po' più. Ok, è quasi fatto. E poi separare le ciglia. Oh, non lo so, sono bene così. Ok, ho finito il mio make-up, non lo so, che pensi? Magari posso indossare un po' di ombretto rosa. Scusa se il mio make-up è troppo noioso. Allora, sono troppo felice perché mi mancano 2 settimane di scuola. Finirò l'università, ho studiato nutrizione. Mi è piaciuto un po', ma sono pronta a finire e sono troppo troppo felice perché penso che non posso bilanciare più il lavoro e la scuola. Non lo so, penso di avere un po' di senioritis. Mi costa molto lavoro svegliarmi al mattino e fare i miei compiti, ma tutto bene, ho quasi finito. Allora siamo a posto. Oh, aspetti, questo è il mio lip liner preferito, ma oh, che cazzo, è finito. E il colore Mauve Boise da Yves Rocher. Ma è finito, quindi non userò lip liner. Forse posso usare questo lip liner rosa. No. Ok, soltanto lip gloss. Ho questo da Maybelline che adoro, adoro tantissimo. E questo di Dior, ma non so dove sei. Maybelline o Dior, non lo so. Magari userò questo. Ah, non lo so. Ok, credo che userò questo da Maybelline. Il mio look non è fatto senza lip gloss. Ah, penso che sembra un po' strana senza lip gloss. Un po' più. Ok, se finì. Ups. Allora, il mio makeup è finito. Credo che i miei capelli va bene così. Non lo so. Non lo so, un look un po' naturale. I miei neri sono terribili. Ho bisogno di comprarmi nuovi. E la collana. Ok, un po' di profumo. Ci addio. Vado a cambiarmi. Ok, questo è il vestito bianco, un po' flowy, un po' naturale. E le stivali. E queste sono le stivali. Che pensi? I'm done. Ok, questo è il look. Il vestito e le stivali. Un po' naturale, un po' flowy. Ok, allora è tutto. Grazie per guardare questo video. Di nuovo scusi per il mio italiano, però so che non è il migliore, ma non lo so. Scusami per qualsiasi errore, non sono italiana, chiaramente. Anche mi dispiace se gli italiani guardano questo video. Scusa per aver rovinato la tua bella lingua, ma non lo so, ho pensato che magari sarebbe stato divertente fare questo video. Anche la verità, ho stato molto nervosa tutto il video, ma comunque mi sono divertita. Non mentirò, stavo guardando Baby ieri per ascoltare l'accento romano, vedere se potevo parlare così. Che pensi? È brutto. Scusa. Spero di non so come dire not cringe when I edit this. Allora, di nuovo, grazie per guardare e ci vediamo in il prossimo video. Ciao. Credo che i miei capelli va bene così. Credo che stai hablando como pendeja. Solo parlando como una estúpida. I'm done. This is the dress. Wait, can you see it? Oh, pendeja, se ve en italiano.